qui allo Sportacarda per gli allenamenti della Coser, come sta andando? Poi ho visto che ha seguito l'intervista a Vincenzo Pastorelli della Nautilus, come la commenta? Sta andando molto bene, anche quest'anno come da circa 30 anni portiamo 9 ragazzi ai campionati italiani, altri anni ne abbiamo portati 12, altri anni 6, altri anni 8, quindi la Coser Nuoto non è passato ma è presente e futuro, e lo dimostrano i risultati ottenuti da Ballarati ma da tutti i ragazzi, perché facciamo parte del gruppo Aniene, siamo una delle società satelliti e siamo ben contenti di questo da circa 30 anni, perché possiamo avere alle spalle una società importante che è la prima in Italia, e l'Aniene ha cercato proprio la Coser perché ha visto nella Coser una fucina di talenti natatori e non solo. E non è per fare le solite polemiche, adesso stiamo andando ai campioni italiani e cercheremo di dare il massimo, però bisogna precisare che la Coser è la realtà natatoria più importante del Lazio, a detta di tutti, ha detto il presidente Giampiero Mauretti, e di questo non ne siamo orgogliosi. Continueremo a portare avanti i nostri programmi tecnici con il mio collaboratore e allenatore Enrico Rovetto, e cercando di ottenere sempre i massimi risultati. Ci dispiace di queste continue polemiche strumentali che continuano senza senso. Vorrei ribadire che conosco Vincenzo Pastorelli come uno stimato geometra, non sapevo che facesse il gestore delle piscine, ha tanto decantato le gestioni passate, ma so che a giugno si deve presentare in tribunale anche lui per rispondere a un buco di 500.000 euro che le gestioni passate, che per lui erano floride, hanno creato con l'Enel. Quindi forse, come è stato detto precedentemente da qualcuno, stiamo vivendo un momento di scherzi a parte. La situazione del Palagalli, per quanto ci riguarda, già l'ho ribadito, e noi usufruiamo della piscina tutti i giorni, dalle 2 alle 4, con tutti i ragazzi, facciamo allenamento costantemente. Oggi non ci siamo perché questi campioni italiani sono in vasca da 25, e in questi due giorni prima delle gare preferiamo nuotare in vasca corta. Però la gestione del Palagalli, vedo che la federazione manda continuamente competizioni, quindi per il comitato regionale e per la federazione va molto bene, per le società come Centuncell, NC e Coser va bene. Ci dispiace che qualcuno continua a fare polemica e a dire chi è quella società, chi è l'altra società. Vorrei ricordare che la Coser ha una storia di circa 35 anni e che forse le giocatrici della squadra femminile, tranne quelle che vengono da fuori, da Roma, le altre sono tutte made in Coser. I ragazzi sono pronti, hanno fatto delle ottime finali regionali, sono proiettati per questi campioni italiani, sia i più grandi ovviamente come Lorenzo, Damiano, ma sia anche i più giovani come Fiorelli, Argiolas, Palumbo, insomma le ragazze sono tutte pronte e molto motivate. Quindi la speranza di poter portare a casa un cestino di medaglie, lo speriamo? Speriamo che i ragazzi diano il massimo, questa è la cosa fondamentale, devono cercare di migliorare loro stessi, i loro tempi migliori, essere grintosi e motivati come lo fanno sempre, insomma, quando gareggiamo a livello regionale. Cosa è pronta per gli italiani? Partiamo presentando i ragazzi, ci saranno prima le ragazze e poi i maschi, questo appuntamento fondamentale. Come va? Come ti chiami? Mi chiamo Viola Ricci e alle gare disputerò il 200 dorso. Spero che comunque tutto il lavoro fatto andrà bene. Quindi speri che possa andare bene. Come sono andati questi ultimi tempi per te? Bene, molto bene, abbiamo lavorato molto con gli allenatori e diciamo che siamo molto contenti del percorso. Matilde Petronilli e Griteria disputerò le gare dei 50, 100, 2 dorso e 2 misti. Come sono andati questi ultimi periodi di preparazione? Come sta andando con la squadra? Molto bene, siamo un gruppo molto unito e lavoriamo un sacco bene anche insieme. Giulia Mari, alle gare farò 100 dorso, nell'ultimo periodo abbiamo lavorato bene, queste gare sono andate bene. Ma quanti anni hai cominciato? Quanti anni ci hai messo per arrivare a questi livelli? Ho cominciato scuola nuoto a 5 anni e agonistico da 5 anni lo faccio. Mi chiamo Eleonora Antonucci, faccio 50 delfino e 400 stile e ho lavorato molto, spero che
si veda alle gare. E poi arrivi in una famiglia molto dedita allo sport, quindi già da quando eri piccola ti sei avvicinata al nuoto oppure hai cominciato qualche altro sport? Sì. Quando hai cominciato? Com'è stato il passaggio fino a questi livelli? Dai 4 anni ai 5. Lorenzo Palladio, lo conosciamo, come sta andando questa preparazione in vista degli italiani? Bene, una preparazione che abbiamo messo un po' per fare e comunque perché è un appuntamento importante, gli italiani di categoria, spero di fare bene comunque. Quali distanze gareggerai? Farò 50 e 100 metri stile, 50 delfino, 100 delfino e le tre staffette. Quanto è difficile impegnarsi anche con più gare nel corso di un giorno e mantenere sempre i livelli alti? Beh, sicuramente oltre al fatto fisico è importante il fatto, l'aspetto mentale, perché è quello che fa la differenza, soprattutto quello che ti influenza psicologicamente. Anche Damiano Meli, se conosciamo, come andrà secondo te questo campionato italiano? Speriamo bene, perché abbiamo lavorato duramente, ci siamo allenati molto e quindi diciamo che ci aspettiamo tutti dei miglioramenti a questo campionato. A quali gare ti sei iscritto? 400 e 200 stile e 100 e 200 delfino. Qual è la gara di punta però secondo te? Puntiamo tutto sul 200 delfino, però è importante migliorare a tutte le gare e fare bene tutto il campionato. Sono Angelo Palombo e agli italiani porterò il 100 e il 400 stile. Come è stato questo percorso per te arrivare fino a questo campionato italiano negli ultimi anni? Allora, molto duro, molto bello, però sono contento di esserci passato. Darò il massimo, proverò a migliorare i miei tempi, dando tutto. Sono Flavio Argiolas e agli italiani porterò il 100 e il 200 rana. E questo percorso è stato molto difficile, ma con molti sacrifici ci sono arrivato e sono molto contento dei risultati che ho ottenuto. Sono Daniele Fiorelli e agli italiani porterò le gare del 100 stile, 200 stile, 400 stile, 800 stile, 200 misto e 400 misto e la staffetta. Gli ultimi tempi sono andati molto bene, direi, per quello che ti riguarda. Sì, sono andate molto bene, speriamo di fare bene ai campionati italiani e migliorare tutti i tempi. Ricordiamo quali gare hai fatto negli ultimi tempi, quali medaglie hai vinto? Allora, ai campionati regionali ho vinto 200 stile, 800 stile e 400 misto con un secondo posto. Ah sì, ricordo che eri piccolina e venivi qui in piscina, però adesso sei diventata la chioccia, specie di capitano di questa squadra, che effetto fa? Io sono molto contenta, soprattutto perché poi sono ritornata dopo un anno ferma e abbiamo riniziato piano piano a settembre con Fabio e con Enrico, quindi sono molto contenta dei risultati che ci sono stati fino a marzo, quando abbiamo fatto i campionati italiani assoluti. Adesso si lavorerà piano piano per il Sette Colli a giugno. Com'è stato partecipare a questi italiani dopo un periodo che non gareggiavi, però le cose sono andate subito bene? Sì, sicuramente è stato molto emozionante essere ritornata e sono felice per come sono andate le gare, anche per i tempi, però sicuramente è soltanto un punto di partenza per poi fare sempre meglio poi sia al Sette Colli che alle gare che verranno successivamente. Come vanno questi ragazzi? Quelli più piccoli crescono bene? Sì, sì, si comportano bene, diciamo che... Ogni tanto gli sgridi? Sì, li faccio un in bocca al lupo per questi campionati e di viversela comunque con molta tranquillità e di divertirsi.